Grazie, Presidente. 40 agenzie che assorbono oltre 3 miliardi di euro annuali di budget. Sono cifre importanti se paragonate ai bilanci di tanti comuni europei che magari non hanno neppure le risorse finanziarie per assumere un geometra o un assistente sociale. La Corte dei Conti dell'Unione ha rivolto osservazioni a ben 29 agenzie. Significa che non va tutto bene. Ci sono casi di appalti approssimativi, ci sono casi di conflitti di interesse reali o potenziali che interessano quei funzionari che magari escono dalle agenzie per andare a lavorare nelle multinazionali. Colleghi, serve avere la capacità di guardare nel quotidiano. L'Agenzia Europea del Farmaco, l'EMA, si finanzia ricevendo contributi da parte dell'industria del farmaco, dalle Big Pharma, e questo, almeno dal punto di vista etico, dovrebbe farci porre delle domande sull'opportunità e sull'indipendenza di questo organismo. Ma nonostante il bilancio che assorbe, EMA svolge soltanto un ruolo di coordinamento, mentre il potere decisionale in tanti casi spetta alle agenzie nazionali. Quindi c'è molto personale, ci sono tanti soldi a disposizione, ma come spesso succede in Europa, poi le responsabilità spettano sempre ad altri.